Per cominciare, vediamo alcuni aspetti anatomici del dente. Il dente si compone di due parti. Una parte visibile attraverso la quale mastichiamo e un'altra ancorata all'osso, la radice. Il paradonto è l'insieme di tessuti che contribuisce a fissare il dente alla mandibola. La perdita di un dente è conseguenza della perdita della radice. La ricostruzione del dente è sempre possibile in caso che si sia conservata la radice. La perdita della radice è conseguenza di un trauma, del completamento del processo cariogeno, oppure di una disintegrazione, conseguenza a sua volta di una malattia parodontale. Persino in assenza di dolore o deficit estetico, questo dente perduto dovrà essere sostituito. In effetti, i nostri 32 denti formano una struttura stabile. In caso di mancanza di uno solo, i denti attigui cercano di occupare lo spazio libero e inevitabilmente si spostano. Il dente tenderà a muoversi e propizierà la comparsa di spazi interdentali. Potranno comparire accumuli di residui di cibo. È questo il motivo per cui i denti vicini presentano spesso delle carie. Inoltre, questi denti, cercando di compensare lo spazio vuoto, non lavorano più seguendo il proprio asse, e sarà inevitabile la disintegrazione. Ma non finisce qui. Anche il dente corrispettivo dell'altra mandibola si vede interessato. In effetti, la natura, odiando il vuoto, farà sì che il dente antagonista esca dalla sua posizione in cerca di supporto. Questo porterà alla comparsa di spazi interdentali e quindi accumuli di residui di cibo, le cui conseguenze abbiamo visto precedentemente. Quindi possiamo affermare che la scomparsa di un dente interesserà nel breve termine i 7 denti vicini. Questo processo si estenderà allora a tutta la dentatura. In effetti, il paziente, disturbato dalla perdita del dente, masticherà dal lato opposto, sollecitando oltremodo i denti di questa zona e facendo aumentare in essi il rischio di carie. È importante insistere nelle conseguenze negative di una cattiva masticazione, che comporta un sovraccarico di lavoro per lo stomaco e, di conseguenza, problemi digestivi, che potranno a volte essere accompagnati da aumento o perdita di peso. Inoltre, gli squilibri originati con l'assenza e gli spostamenti dei denti provocano disturbi delle articolazioni tra il cranio e la mandibola, potendo essere accompagnati da forti dolori nella zona auditiva. Che si può fare per evitare tutto ciò? Il dentista potrà proporre l'inserimento di una protesi per sostituire i denti assenti e ristabilire la masticazione, la parola e l'estetica. Una delle soluzioni viene rappresentata dalla protesi removibile, comunemente chiamata dentiera dal paziente. Questa sarà indicata qualora non rimanga più appoggio dentale sufficiente per realizzare una protesi fissa. A seconda del numero di denti da sostituire, faremo una distinzione tra la protesi removibile parziale, ancorata ai denti attraverso i ganci estetici, e la protesi removibile completa, incollata al palato grazie all'effetto ventosa. Alcune protesi hanno una base di resina, altre sono realizzate a partire da una placca metallica. Conviene usare la resina per gli apparecchi completi e anche per quelli provvisori. Un metallo più solido permette di ottenere placche più sottili. Il metallo sarà utilizzato principalmente per gli apparecchi parziali, perché permette di ottenere un maggior comfort, limitando le dimensioni dell'apparecchio e di conseguenza i disturbi. È facile adattarsi ad un apparecchio removibile? I problemi estetici saranno risolti, però avrà bisogno di alcuni giorni per abituarsi alla sua protesi. Cerchi di portarla il massimo tempo possibile. E anche se dovesse crearle dei disturbi, quali nausee, salivazione in eccesso o difficoltà nel parlare, non si deve preoccupare. Tutto si risolverà con il tempo. Possono comparire irritazioni o dolori.
conviene in questo caso contattare il suo dentista, che procederà a ritoccare la protesi e potrà prescriverle un gel antisettico e analgesico. Malgrado possa creare disturbi durante i primi giorni, la protesi removibile sarà perfettamente tollerata nel breve termine. Che cure devo avere di questa protesi? Dopo ogni pasto, è conveniente che tolga la protesi per pulirla ed eliminare i residui di cibo. Riempia il lavandino di acqua per evitare che si rompa in caso di caduta. La spazzoli con uno spazzolino specifico e con sapone di Marsiglia e la risciacqui con acqua tiepida. Può anche usare delle soluzioni specifiche che il mercato le offre. Una o due volte a settimana si consiglia di immergere la protesi in un colluttorio orale antisettico per 30 minuti. Non va dimenticato che bisogna inoltre spazzolare la bocca in maniera metodica. È anche conveniente far revisionare periodicamente la sua protesi dal suo dentista. Egli controllerà l'adattamento della sua protesi e procederà a fare le modifiche se necessario. La ringraziamo della sua attenzione.